Buongiorno a tutti, sono Luigi Onaraku, se preferite benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi illustrerò il metodo per recuperare un account di cui avete perso i dati e non riuscite più a accedere, e in alcuni casi riuscire anche a recuperare un account che vi sia stato rubato, anche se non è facile come può sembrare, nella versione global. Purtroppo nella versione JAP non è possibile il procedimento che vedete e tecnicamente non ci sono procedimenti per recuperare un account perso. Quindi nel JAP, occhio, state attenti, transfer code ogni settimana. Nel global è molto più facile. Allora, facciamo finta che noi abbiamo perso il nostro account livello 280 e all'improvviso, cliccando sopra, ci ritroviamo un account livello 1. Allora, le cose che dobbiamo avere, quindi carta e penna e scrivetelo, dobbiamo avere il nome dell'account, in questo caso, che ne so, Naraku, il livello 280, i PG principali che c'erano, Gogeta, Janemba, Broly, eccetera eccetera, più PG avete meglio è. A che punto eravate nella storia? Storia completata a ogni difficoltà, facciamo finta. Quindi avete bisogno dell'ID, naturalmente, tramite ID, nel caso pensiate ve l'abbiano rubato, consiglio, andate su Friend Search, inserite l'ID e vedete un attimo le informazioni, se magari non vi ricordate il livello preciso. E tramite livello potete ricordare anche la stamina nel caso vogliate metterla come info in più. Oltre a questo, se mai avete shoppato, cercatevi le ricevute dello shop, i vari numeri di pratica e altro. Una volta che avete fatto questo, cosa si fa? Iniziate un nuovo account, in questo caso Berserker livello 1. Andate in menu, Help, Contact Us di nuovo. Vi entrerà in questa pagina di Dragon Ball Z Dokkan Battle. Andate giù, sotto le Frequently Asked Question, e andate in More Pages. Vi aprirà un'ulteriore pagina, andate nella pagina 2, sotto Data Migration, I have lost all my data, what can I do? E cliccate qua sopra Dragon Ball Z Dokkan Battle Data Restoration Page. Ora vi darà tutta questa schermata. Quello che a voi deve interessare è qua in fondo Send Email. Cliccateci sopra e andrete qua. Qua dovrete inviare questa email esattamente com'è. Ora, una volta che avrete inviato questa email, dovrete aspettare. Ci possono volere dai 20 minuti a 3-4 giorni, in base a cosa sta facendo la Bandai Global, come se ha voglia di rispondervi e tutto. Vi risponderanno con un'email con un link. Cliccate sul link e finirete in un formulario. Ora, riempitelo con tutte le info che riuscite a mettere. Vi verranno chieste le cose che vi ho detto a inizio video, quindi il vostro ID, il vostro nome, i vostri PG principali, il numero di stone comprate, se le avete comprate, dove siete arrivati nella storia. Quindi tutte queste info vi verranno richieste in quel formulario, molto facile da compilare. Naturalmente dovete scrivere in inglese, sia chiaro, ma di solito basta scrivere due o tre cosine, inglese elementare. Una volta finito il formulario, lo rinviate tramite la vostra email, farà tutto in automatico, e dovete aspettare 7-10 giorni lavorativi, per un totale di più o meno 2 settimane almeno. Alla fine di queste 2 settimane, la Bandai vi manderà un altro messaggio con un nuovo transfer code. Lo inserite e dovreste aver recuperato il vostro account. Ora, tramite questo metodo è anche possibile recuperare un account che vi è stato rubato, in quanto l'ID, se ve lo ricordate, non può essere cambiato e voi potete avere tutte le informazioni che volete riguardo quell'account andando alla ricerca di amici. Inserite l'ID, cercate gli amici, sapete da quanto tempo ha giocato, qual è il leader, se ha cambiato nome, avete tutte le info che potete volere. Vi ripeto solamente che tutto ciò è possibile unicamente nel server global. Se perdete o vi rubano un account nel JAP è perso, almeno attualmente è abbastanza sicuro che sia perso. Consiglio, legate il vostro account global a Facebook. Non serve a moltissimo legarlo,
ma vi dà quella piccola sicurezza in più che male non fa. Detto questo, mi auguro che il video vi sia servito. Oggi, se avrò tempo, uscirà un video che non è per quasi nessuno del canale, è il video di presentazione del canale di Dokkan Battle, che serve più che altro perché alcuni miei amici hanno delle pagine di Dragon Ball in cui molti chiedono ancora che gioco è Dokkan Battle e tutto. Quindi mi servirà crearlo apposta per quello. Detto questo, vi ringrazio per avermi seguito, spero che questo vi aiuti. Qua avete anche avuto la mia email per 3-4 minuti, ma non è la mia principale. Quindi, anche se arrivasse chissà che cosa, probabilmente non lo leggerei neanche. Continuate a contattarmi normalmente. Alcuni di voi hanno anche la mia mail principale. Tutto questo, vi ringrazio per avermi seguito. E alla prossima, ragazzi. E spero non dobbiate mai utilizzare questo metodo, perché comunque perdete 2 settimane di gioco e non è sicuro che ve lo ridiano. Per altre informazioni, qua nei commenti. Alla prossima.